nel senso l'elenco degli inviti è enorme, quello tipico anche dell'annuario, tanto per intenderci, quindi, ma rispetto all'annuario noi abbiamo delle risposte, diciamo, di presenza di un certo tipo che qua non si riscontrano, quindi dobbiamo un attimo concentrarsi sul metodo di contatto e di contaminazione del processo, anche per riuscire a sostenere correttamente quelle che sono le finalità che lei ha voluto dare a questa iniziativa. Anche perché riteniamo, anche come ISPRA, a fianco del Ministero, riteniamo che uno dei compiti fondamentali sia appunto questo discorso della comunicazione dell'informazione, nonché della raccolta del feedback da parte degli end users, come si dice. Io sono fanatico degli utenti finali, anche nell'ambito dei programmi, dei programmi e dei piani, diciamo, delle attività europee. È uno dei concetti introdotti nel 2005 e l'abbiamo sostenuto pienamente anche nell'ambito del progetto Copernicus. Abbiamo sostanzialmente sottolineato il fatto che fosse un progetto sostenuto dagli utenti nel confronto con gli utenti. Però il risultato a me sembra che si vada al di là, appunto, che adesso Donatella Bianchi è diventata presidente del WWF, no? E segnali anche che c'è necessità di mobilitare di più sul mare. Il mare noi lo viviamo quasi quotidianamente, ma poi quando parliamo di mare in realtà c'è una difficoltà. Come lei ha sottolineato anche ieri in un'altra occasione, mi è sembrato puntualissimo questa osservazione. Essendo nato in riva al mare in una città come Genova, questo è essenzialmente uno degli aspetti che ho cercato di portare avanti in maniera molto incisiva e molto attenta. Il mio saluto è anche relativamente il ruolo di ISPRA, di accompagno, di supporto del Ministero e delle sue rappresentanze, dei vertici, dei politici del Ministero e di governo, l'ho sottolineato. C'è un altro aspetto che mi piacerebbe sottolineare, questo lo dico anche per i colleghi del Ministero. Io credo che ci sia uno sforzo importante da portare avanti, che dovremo assolutamente portare avanti, che è quello nella nuova legge, come è stato sottolineato anche ieri. Nella nuova legge per il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente si basa su un oggetto che è abbastanza nuovo, che si chiamano LEPTA, che sono i livelli essenziali dei servizi tecnici per la protezione dell'ambiente, l'equivalente dei LEA, cioè sostanzialmente i livelli di assistenza sanitaria, i quali l'uno e l'altro, e lo esplicito per il nostro, si basano per noi sui LETA, che sono i livelli essenziali di tutela ambientale. I livelli essenziali di tutela ambientale li possiamo riscontrare in un quadro normativo ampio, attualmente esistente. Dovremmo perfezionare questo discorso, da cui poi la norma dirà, se passerà al Senato, dirà che il sistema dovrà darsi una definizione sostanzialmente delle attività di servizio che dovranno essere prestate per sostenere, mantenere, verificare, monitorare, analizzare il raggiungimento di questi livelli di tutela ambientale. Allora, la magistrata, io credo sia un pilastro essenziale per la prima volta a parlare di livelli essenziali di tutela ambientale del mare, sia non del mare vista nella sua considerazione integrata, così come è stato anche rappresentato nel documento. Integrata vuol dire che non si può parlare di acque di transizione, non si può parlare di acque costiere, non si può parlare di mare profondo se non lo si collega ad esempio anche alle acque interne, cioè nell'ambito totale della direttiva della Marine Strategy. Allora io questo lo sottolineo perché questo pone, e lo dico al collega Montanaro che è qui presente, rappresentanza della direzione generale, ritengo che dobbiamo un po' lavorare assieme su una nuova filosofia che è estremamente importante. Questo anche nei confronti degli utenti, perché la Marine Strategy apre uno spettro molto ampio e ampissimo di interconnessioni con elementi che portano al mare, ma non solo il mare, porta con elementi di economia che sono sul mare, ma non sono solo sul mare, e compagnia varia. Io credo che questo sia uno sforzo che assieme dobbiamo in qualche modo affrontare e dobbiamo risolvere proprio rispetto agli utenti finali, che sono molteplici e rispetto ai quali lei incontrerà in questo itinerario da nord a sud, a est a ovest, fondamentalmente nel nostro mondo. Io non dico altro, sono molto onorato di accompagnare questo percorso, quindi lascio la parola a lei
rispetto e nel pieno ringraziamento del averci scelto e di sceglierci come ausilio. Grazie.